Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai discepoli: se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: amico, prestami tre pani perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli, e se quello dall'interno gli risponde: non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque, che siete cattivi, sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quelli che glielo chiedono. La preghiera deve essere anzitutto tenace, come il personaggio della parabola che, dovendo accogliere un ospite arrivato all'improvviso in piena notte, va a bussare da un amico e gli chiede del pane. L'amico risponde no, perché è già a letto, ma lui insiste finché non lo costringe ad alzarsi e a dargli il pane. Una richiesta tenace. Ma Dio è più paziente di noi, e chi bussa con fede e con perseveranza alla porta del suo cuore non rimane deluso. Dio sempre risponde, sempre. Il nostro Padre sa bene di cosa abbiamo bisogno. L'insistenza non serve a informarlo o a convincerlo, ma serve ad alimentare in noi il desiderio e l'attesa. L'insegnamento del Vangelo è chiaro: si deve pregare sempre, anche quando tutto sembra vano, quando Dio ci appare sordo e muto e ci pare di perdere tempo. Anche se il cielo si offusca, il cristiano non smette di pregare. La sua orazione va di pari passo con la fede, e la fede in tanti giorni della nostra vita può sembrare un'illusione, una fatica sterile. Ci sono dei momenti bui nella nostra vita e lì la fede sembra una illusione. Ma praticare la preghiera significa anche accettare questa fatica. In queste notti della fede chi prega non è mai solo. Gesù, infatti, non è solo testimone e maestro di preghiera, è di più. Egli ci accoglie nella sua preghiera, perché noi possiamo pregare in Lui e attraverso Lui. E questa è opera dello Spirito Santo. È per questa ragione che il Vangelo ci invita a pregare il Padre nel nome di Gesù.